Mister Gilardino, la mia domanda è sempre la stessa anche dagli anni passati, vista dal campo. Ma diciamo che il primo tempo, indipendentemente dal gol preso, credo che abbiamo creato i presupposti anche per andare a riprendere la partita. Abbiamo sviluppato delle buone trame di gioco, forse siamo stati un po' poco incisivi sotto porta, soprattutto il primo tempo. Poi il secondo tempo loro sono calati nettamente, siamo venuti fuori noi. Ed è stato diciamo, un assedio all'unica porta. Bravi ragazzi che ha giocato, che è subentrato, hanno fatto la differenza sia come collettivo sia nei singoli giocatori. Era una partita dove c'erano tanti giocatori che non giocavano dal primo minuto da un po' di tempo, sia per problemi fisici, e quindi hanno dato una risposta importante a tutto il gruppo. Questo sono veramente contento. Mi ha rubato la seconda domanda perché la mia è cambiata. Sono cambiati i suonatori perché erano cinque quelli assenti e cinque importanti, specialmente nel cuore del gioco. Sono stati sostituiti bene, la musica non è cambiata. Sì, questa dimostrazione comunque i ragazzi lavorano bene in settimana, sono tutti dentro a questo progetto, sono attenti a ogni particolare, sia chi ha giocato meno, chi è subentrato, e questa fa la differenza in gruppo assolutamente. Dopo 275 gol nella tua vita da calciatore, sicuramente la fase offensiva del Genoa è perfetta. Ma io rimango stupito, l'ho visto giocare 3-4 volte, anche per la fase difensiva, perché sono tutti bravi praticamente nel gestire le ripartenze dell'avversario, leggere queste situazioni. Lavoriamo quotidianamente, lavoriamo in settimana, e credo che la fase difensiva sicuramente è fondamentale per quanto riguarda gli attaccanti, ma è una questione generale di squadra. Lì dobbiamo essere molto accorti, molto bravi nelle dinamiche dentro la gara, dentro la partita. Oggi lo siamo stati in alcune circostanze e in altre potevamo fare meglio, però un bravo a tutti perché comunque si sono sacrificati, hanno chiesto sacrificio, umiltà, spirito di squadra, e questa è stata una risposta importante proprio come hai detto te. Io ti ho intervistato il numero 8 per caricarlo un pochettino, perché mi è piaciuto per tutti i 90 minuti impiegato. Bravo Teo, bravi tutti per come hanno interpretato la gara, sia lui che Sarto in mezzo al campo, comunque hanno dato fluidità, hanno dato peso specifico alla squadra. Bravi comunque chi è subentrato, perché hanno fatto la differenza sia a livello di struttura di fisico, Borno sia Papadopoulos sono entrati nel modo migliore. E quindi la strada è questa, la strada è lavoro e continuare a cercare di migliorare. Felice, contento, erano mesi che non scendeva in campo per via del tesseramento, e quindi si è sempre allenato, non ha mai mollato, e oggi è il giusto premio per un ragazzo che si merita questo. Ma prossimamente c'è qualcheduno, no, prossimamente, con bel tempo, qualcheduno in grado di suonare il violino come lo suonava Gilardino? Ci sono ragazzi che hanno talento, che hanno voglia, che hanno fame. La questione, quello che dico sempre a loro, è la voglia di migliorarsi sempre, ogni giorno, di non smettere mai di credere in se stessi, di non avere limiti. E questa è la strada, è la strada fondamentale. Da mondiale, cosa ne pensi di questo mondiale che si sta giocando in Qatar? Bello, Cosa c'è di nuovo? no, bello, In sul campo, eh? sì, assolutamente bello, elettrizzante. La maggior parte delle squadre che ho visto che si vuole andare a giocare la partita, uomo su uomo, e mi piace molto l'apertura mentale degli allenatori, e sarà un bel mondiale assolutamente. E di questi recuperi questi 7, 8, 9, recuperi, 10 minuti. credo che vogliono portare comunque al tempo effettivo le partite. È normale che questa è una prova, credo, per il futuro. Ma la prova anche per voi allenatori, perché finché non si riunisce l'IFAB saranno i 5 elementi a fare la differenza. Assolutamente, i cambi faranno la differenza, sicuramente il modo in cui si fanno i cambi saranno indispensabili per l'economia della squadra. Sbaglio, 32 gol avete fatto, ne avete subito 6, sono 12 partite che fate risultato, questo qui è Sì, un bel successo. assolutamente. Questa era una partita determinante per tante situazioni, arrivavamo dalla sosta, alcuni giocatori infortunati, e quindi oggi io credo che abbiamo dato una risposta importante a questo campionato. Adesso ci aspettano altre tre partite.
partite prima di Natale, quindi una partita alla volta, ma se la squadra ha questo tipo di atteggiamento, questo tipo di spirito di sacrificio, io sono molto, molto positivo. Io ti dico buon calcio a tutti. Grazie, grazie a voi.